tanti anni fa, e posso dire anche 40 anni fa, ho iniziato nel mondo della cosmetica iniziando con l'informazione medica, inventando tutto nell'informazione medica con la informazione come il farmaco. Quindi abbiamo portato il cosmetico in tanti anni ad essere completamente utile, completamente importante per il medico. Infatti ho sempre curato l'informazione e devo dire che ho portato delle bellissime aziende proprio al top come prima in Italia, perché la cura del corpo è estremamente importante. Il bellessere e benessere sono il fondamento della nostra vita. Si sa benissimo che ormai l'aspetto è quello che ci apre le porte, è estremamente importante. Prima era solo un mondo delle donne, adesso è un mondo dove si sta avvicinando moltissimo anche l'uomo. Quindi diciamo che noi abbiamo fatto, ci siamo inventati tutti i tipi di creme nella cosmetica, tutti i tipi di peeling, tutti i tipi di prodotti che possono aiutare a renderci sempre migliori nel nostro viso e nel nostro corpo. Quindi noi parliamo di idratazione, noi parliamo di esfoliazione, parliamo di riparazione dei tessuti, parliamo di tutto quello che può essere sia dal punto di vista della pelle, sia dal punto di vista anche organico con gli integratori, che sono essenziali anche quelli per aiutare anche dall'interno l'idratazione del nostro corpo e l'apporto di quei principi attivi che ci mancano. È un mondo bellissimo, è un mondo affascinante che io ho amato per 40 anni e che ho portato queste aziende inventando il make-up, inventando tante cose che adesso la donna non ne può più fare a meno. Diciamo che la medicina estetica, la dermatologia e la chirurgia plastica sono quelle che noi curiamo di più, però noi curiamo benissimo anche il pediatra, anche i medici, tutte le specialistiche che ci possono aiutare. Fin da bambino la pelle ha bisogno del nostro aiuto. È il pediatra il primo che deve vedere la pelle del bambino, che va maturata e fatta crescere, e senza avere poi quei bruttissimi risultati che iniziano già dall'età puberale, come può essere l'acne, come possono essere tante patologie che insorgono. Quindi bisogna sempre aiutare a mantenere la nostra pelle nell'idratazione e nella detersione più importante.